What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima incredibile serie su A Plague Tale Requiem. L'avrò detto giusto. Come sempre ragazzi vi ricordo che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi. Ve ne chiedo davvero pochissimi. Per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene grazie Xbox Game Pass, perché sì ragazzi, questo gioco è uscito gratuitamente sull'Xbox Game Pass, che io sto rinnovando ormai da un paio di mesi a questa parte. Perché? Perché ne vale davvero la pena, proprio per questo motivo ragazzi, perché ci danno dei giochi incredibili al lancio gratuitamente e quindi ovviamente non potevo farmi sfuggire questa incredibile occasione di giocare A Plague Tale Requiem. Dopo che avevamo già giocato appunto A Plague Tale Innocence, il gioco mi era piaciuto, a voi la serie era piaciuta, infatti diversi di voi mi sono venuti a chiedere se avrei portato appunto questo sequel come serie. Ma ovviamente signori, ovviamente il finale di A Plague Tale Innocence ragazzi ci aveva lasciato un pochettino interdetti, si capiva che appunto ci sarebbe stato un sequel, per cui io direi di non perdere più tempo e di andare a incominciarlo. Mamma mia quanti franco! Per la difficoltà ragazzi sceglierò la normale per non complicarci troppo la vita, ma manco per facilitarcela troppo. Capitolo 1, sotto un nuovo sole. Vediamo cosa ci aspetta con questo gioco. Le aspettative erano alte da parte di tutti i videogiocatori, anche da parte della sottoscritta, e da quello che si era visto ragazzi sembrava appunto che le avrebbero soddisfatte queste aspettative, quindi incrociamo le dita. Regno di Francia, giugno 1349. Amicia, oddio, ci siamo. Brambles! You're going too fast for me. Come on, sorcerer, catch us! Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Doesn't he ever get tired? I really should get back to studying. Come on, we had a long journey today. Please, Mother said to try to exhaust him. Brave sorcerer, your fight is far from over. Your mother's going to wonder where we are. It's been a long road. You have the right to stretch your legs. Yes. Seguire Hugo. Ovviamente, se vedete la mia faccia un po' perplessa, ragazzi, è perché non ricordo assolutamente nulla. Purtroppo di A Plague Tale Innocence avrei dovuto forse rinfrescarmi un pochettino la memoria, cosa che non ho fatto. Quindi in questo esatto momento mi sta venendo il dubbio se questa vicenda precisa è avvenuta prima che ci fosse il patatrack in A Plague Tale Innocence. Sinceramente non lo so, vediamo un pochettino comunque. Quindi seguiamo Re Hugo, vediamo che indicazioni ci danno. Amicia! Sì? Look at that! Wow! A castle! Che meraviglia! Alright then! Time to run! Tieni premuto R2 per correre, ma è bellissimo, ragazzi! I am sweating like a hog! Ma tutti stiamo sudando come maiali! Beh, non se appunto te pia un'aria fredda che praticamente ti uccide sul posto! I like your new home! It's a castle! All right. Ma è bellissimo, ragazzi. Lucas, the perfidious is invading my castle. Yes, and I'm going to turn you into a beetle. Amicia, he's too powerful. We have to hide. Yes. Mo mi si attacca come una secca, calla. Then I'll come for you, King Hugo and Amicia the Amazon. Of course. So go now. Okay. Come, Amicia the Amazon. We have to find a good hiding place. I'll stand by your side, my king. Oh, cazzo. Quick, quick! Quick, non me fa andà! My king. Merda.
He's coming. Ok, yes. B per accovacciarci. Dov'è? Lucas, among the perfidious, swear to make a stew out of your toes and eat it. Se non sbaglio, Lucas, ragazzi, era il ragazzo che avevamo incontrato comunque durante la storia, appunto, di Innocence, quindi non deve essere troppo precedente alle varie situazioni questa storia, insomma, questa situazione di adesso, ecco. Are you there? Where could you be? We should hunt him too. Oh yes. Va bene. Avvicinati furtivamente alle spalle di Lucas e tieni premuto X per spaventarlo, ok? Quindi andiamo a prenderlo, ragazzi, e facciamolo cacare sotto, dai. Comunque, cioè, visivamente è bellissimo, ragazzi. Aspetta, spero che non torni indietro. Ok, ci siamo. Proviamo. Proviamo a spaventarlo. Goodness. You got so scared. Fair enough. Well, I'll get back to studying now. Lucas. Va bene. Dai. If I want to become an alchemist. But certo. You are an alchemist. I'm still your mother's apprentice. All right, go and study. We'll stay a little longer. Okay. Right. Goodbye. Ciao. Come, let's see the rest of the castle. As you wish, good king. Okay. I'm glad Lucas stayed with us. Me too. We wouldn't be here if not for him. Allora, vediamo un pochettino, ragazzi, il resto di queste rovine che appunto sono tra l'altro bellissime. E quello che stavo dicendo appunto poco fa, ragazzi, che cioè visivamente è, mamma mia, veramente spettacolare. Cioè non me l'aspettavo così bello. Cioè, certo, comunque sono passati anni, Of course. Just don't fall. I never fall. Stai attento, Hugo. Yes. King Hugo patrols the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom. Is it prosperous? It was. But then Lucas attacked. Oh, yes. The infamous sorcerer. Oh, a river. It's the sea. Let's patrol there. Ok, andiamo, Hugo. Non cadere che poi ti do il resto, eh. Fai piano. Facci picchia. Very pretty. So? This is where my kingdom stops. That branch is your frontier. Yes. Why not? Look out, Demetia, the Amazon. Enemy ships coming! They're going to attack us! Oh no! What do we do? Stay at the frontier and sing them before they pass! Back to your post, Demetia! Behind the branch! Okay. Got it! My mighty sling is yours! Here comes the sorcerer's army! I see them! We'll save your land, my king! Okay. Wow! Yes! Keep going! More ships are coming! Bam! No foul magic will defile this kingdom! Only good magic! Ammazza, yes, raga, che lords. Potenza! Let them come! I'll crush them! Many tried to invade us! But we push them back! Because we are the House of Dabroom! Che figata! Hello! Oh! Hello! Hello! I was passing by and I heard your sling. Oh, it could be pretty loud, yes. I wanted to ask you, can I play with you? Yes, but who are you? I'm Tona. I live nearby. All right. We're Hugo and Demetia. Can you shoot, Tona? Of course I can. Allora, ragazzi, piccolo appunto. Ho notato che OBS ogni tanto c'ha qualche calo di frame, ma temo che questa cosa sia dovuta al gioco, quindi se doveste, ragazzi, notare qualche scatto ogni tanto è perché non sta registrando fisso a 60 fps, quindi niente, speriamo comunque bene. Allora, quindi adesso questi che stanno a fare, stanno a piabba. Oddio, no, aspetta, mi sto saltando tutte le pigne, fermate. Certo, io ho una mira incredibile, che cosa credi? Dai, su. Keep coming! Our defenses are too
strong for them. Dove cacchio le trovi tutte ste pigne, Hugo? Mi già stavi sboscando i pini per prendere tutte ste pigne. Pa pa pa. You're starting to speak the devil's tongue. It's war. There's no place for manners. All right, give them the coup de grâce, Tona. Oddio. Here comes the cannonball. Oh no, Hugo, piano, piano. Ehi, piano con quello. You won. They surrendered. Surrender accepted. I should go now. I'm late for work. You work? Yes, on my father's farm with my brothers. Are you all right? I must go. Bye. Good luck then. Goodbye tonight. Ciao ciao. Stato un piacere, anche se breve. Nice. Come along, my king. The war is over. Let's keep following this river. Ok, quindi continuiamo a seguire il fiume. You sung a lot of them. And Tona was nice. Sì. He was, yes. Sì, I'd era. Like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon and you'll make friends. You're sure? As soon as we know how you're doing. That could be a long time. Not this time. No. This time is different. I know it. I hope so. We'll have to climb this. You pull me up this time. What? Just kidding. I'll help you. Ma stavo di come fa? Anyway. Grazie. One day I'll be able to. Chissà, magari un giorno sì. Ok, quindi B per accovacciarci. A per superare gli ostacoli. What do you say? Do we attack it? All right. I'm ready. Now. Ok. Charge! Carica! Vai Hugo, corri! Non cadere. Che poi ti do il resto. Mazza, mo si spiace. Captain, what do we do? Let me see. Vediamo un po'. It's locked up tight. They saw us coming. Here, secret path. Seguiamo il passaggio segreto allora. Yes, it's a good plan. Ooh, I feel evil around us. It's a bit dark. Mazza, non ci si vede. They don't expect us to sneak in. Yes. Sperando non ci sia davvero qualcuno qua dentro. Questo oh, ci manca. I think the sorcerer's men are close. Really? Addio! Are you hurt? No, but I want to go back now. I agree. Adesso che That's siamo enough entrati. For today. Yes. Amicia, there are food and clothes. People ecco live qua. Here. We've broken their ceiling. Maybe they heard. Let's just be careful for now. Io l'avevo appena detto. Vede che ci sta veramente qualcuno qua dentro. It smells like a fireplace. Yes. A parte tutto, guarda, a parte tutto, niente, lasciamo perdere, vediamo di andarcene, anche se davvero, purtroppo non fa presagire niente di buono questo posto. It's all burned. It's recent. These baskets. And they're beehives. But why are they burned? I don't know. Let's be discreet and get out. Te pareva. Io lo sapevo. Lo sapevo che c'era qualcosa che non andava assolutamente qui. Alveari bruciati, tutto bruciato. FPS che non si capisce che cazzo sta succedendo. Maybe it was an accident? Where are the people? Sa perché non mi sa di incidente. Qualcosa, me lo dice qualcosina così a caso. Vediamo di andarcene, Hugo. Non facciamo troppe domande. Ok. Amicia. Hey! What's going on? How many of you are there? Wait! We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies! I swear! I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Run! Ma perché? Ma perché? Ci lasci in pace, signore! Ci lasci in pace, via! No, 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 di qua, via, via, via! Non ti guardare indietro! Non ti preoccupare,
Ma che vuoi? Che cosa vuoi da noi? Passa in mezzo, in mezzo, in mezzo, veloce. Veloce, Hugo. Veloce. Sure they don't come back. I lost two, a boy and a girl. You didn't see them? No. No, that man on the ground's the last we got. Well, kill them if you find them. We must get out of here. Yes, quick. They're crazy. Io sono senza parole. What a mess. Now what use do you have for our meat and honey, huh? You're dead. Ma chi è sta gente? Che succede? Non capisco cosa cacchio stia succedendo. A sto poveretto gli hanno spappolato la testa. E quindi ovviamente non vogliamo che questi simpaticissimi tizi ci scoprano. Zitto, zitto, zitto. Basta che restiamo nascosti, Hugo. They got Grandad pretty bad. Amicia, the house. No, Grandpa. Looks bad. Dad will be back from the market any time now. Yes. Watch over him for now. Non so, suppongo che possiamo passare da qui, ovviamente. We could hide here. They find us. We have to keep going. Ok, la cosa già si fa interessante, signori. Lord, I can stand there whining. Careful. There may still be some of them around. Go help the others. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn. It's... You won't whatever. Move. I'll handle it. Ok, questa sarà, penso, la parte tutorial, più o meno. Dovremmo essere in grado anche di distrarre. It'll make a noise. It's the last time I'll come here. Con lanciare i proiettili a mano, ok. Quindi teniamo premuto R1 per selezionare, appunto. Just needed. Goddamn work! Ok, ma calmati, fratello. Fear. Ok. Tac. Is someone still hiding? Oh, that's veloce, 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 veloce. L'ansietta, l'ansietta che sale. We get back to the cot. We get away from this place. Mommy will be so angry. We just won't tell her. We'll leave as soon as we get to the cot, anyway. Where's that little shit now? You're supposed to stand guard. This is all on you! We're going to have to climb up. Quietly. Donna! Get your damned ass over here right now! I'm gonna beat the life out of you. Oh no! This is where Donna lives. Maybe he's still away. I hope so. Ok, ragazzi, non ci resta che provarci. Facciamo piano, per l'amore del cielo. Non vogliamo che questo tizio si accorga di noi. Up. I'll try. Mamma mia, che ansia, veramente. Ok. Restiamo sempre nascosti nell'erba alta, che non si può mai sapere. E immagino che possiamo passare qua sotto. Ok. Fermo. Ma chi è sta gente? Perché hanno delle ceste in faccia? Ok, andiamo. Pericolo scampato per ora. Oh no. It's coming. What the hell? Let's go. Ok, ok, ok. Ok, possiamo premere Y quindi per distrarre i nostri nemici. Per distrarre forse rapidamente. Okay, dobbiamo arrivare alla porta, ma dobbiamo trovare il modo. I vasi. Quindi prendiamo il vaso. Ok, quindi si può. I più vicini andranno ad indagare. Ok, quindi usarlo come diversivo, chiaramente. Per cui vediamo di lanciarlo dietro questo muro. Vai. Vai, amico, andiamo.
Perché dobbiamo sperare sempre di avere abbastanza tempo. Lo spero con tutto il cuore, Missia. Cazzarola, è chiusa, te pareva? Qui c'è un buco. Ok, possiamo chiedergli di svolgere delle azioni, diciamo così, quindi alle 1. E poi gli chiediamo di intrufolarsi. L'unica cosa che... dobbiamo aspettare che adesso ci apra la porta, ovviamente. Dai. Ok, a posto, ci penso io. Se ne importa di Tony. Ah, Tonin, cazzarola. E il ragazzino. Porca miseria, speriamo che non gli facciano del male. Mo stava di chi se ne frega di Tonin. Avevo dimenticato che era appunto quel povero ragazzino, che evidentemente, cioè, è tipo una vittima di questa situazione orribile. Proviamo a passare di qua, anche se temo che la porta sia chiusa. Ovviamente lo è. Andiamo di qua. That gate over there. Let's try it. Passiamo vicino ai maialotti. You were Dad's biggest mistake, but I will fix it. Stop! Hugo, stay behind me. Who are you? We got lost. We're leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here! Remy, you handle it. And don't disappoint me. But the boy... he's the right age to learn. You shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. Perdon, via. Oddio. E te pareva? Lasciami andare, stronzone. Ah! Cattalla. Ok, appena risvegliato i suoi poteri di Franco. Perfetto, fantastico. Che ce l'ha una felice? Che cos'è? Bellissima. Perché ci Hugo da solo? Amicia? Che è successo? Don't hurt me. Ma non può farti del male. Che cacchio è successo? No! It's starting again! I need help! Oddio! Wait! Wait for me! Ok, attenzione! Are you the only one here? Where's Amicia? Perché lui è da solo su sta spiaggia, che vuol dire? Ok, seguiamola, ragazzi. Vedete, poi dipende dall'ambiente dove mi trovo, perché per esempio adesso non ci sono cali di freno. È comunque una cosa. È comunque una cosa strana, ragazzi. È strano davvero, ma. Aspetta.
Mamma mia. I need to go back. Beh, non è che magari tipo... Oh, my mommy. È tipo un sogno, una roba del genere, perché... Se no, c'è come ha fatto ad arrivare qui da solo. Pia knows where they are. Yes. Maybe they're through here. Vediamo se sono di qua. Ma ho i miei dubbi. Questo deve essere tipo... What? Oh, what is this place? Amicia? Mommy? Lucas? Deve essere un sogno. Where are you? Wow. Resisti, Hugo. Tutto questo qualcosa deve significare, ragazzi. No. It hurts. Ai, 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 ai. Please. Please. Secondo me è tipo il potere che si sta risvegliando dentro di lui, probabilmente. Stop screeching and help me! Help me! Find them! Help me! Oh. No! Not that! Leave me alone! Leave me alone! Stop this! What do you want? You're so noisy. Suck it up. All right, I'm coming. Che cavolo vorrà dire, raga? Is this dying? No, no, non... Non stai morendo, Hugo. I don't want to die. Ma no, dai, cioè. Non è la fine, dai, magari è solo un nuovo inizio. Scusate per la breve interruzione, è rientrato Rodrigo dal lavoro, quindi è venuto a salutarmi. Quindi eravamo arrivati che Hugo pare aver notato che quest'acqua gli cura il problema, una roba del genere, così sembrerebbe. E quindi, che vuol dire? It's going away. It's the water. You saved me. Thank you. Can I come back here? Or with someone? What? Che cavolo è successo? What? Che è successo? Boh, non c'è dato saperlo adesso, probabilmente. Oh. Hey, look who's awake. Did you sleep well? I was dreaming. Where are we? Was it your island dream again? Yes. See? I was sick, and then there was a big bird that saved me. But what happened to me here? At the farm? We were playing by the river, remember? See? But you felt very tired all of a sudden. So I carried you back, and you fell asleep. It's probably just a lack of salt in your blood. But Amicia... It's been a long trip, Hugo. We're all exhausted. But the Red City's at hand. We'll get you checked there. Quindi tutto quello che è successo se l'è sognato? From the Order. They know the macula very well. They've been studying it for centuries. Yet they didn't come to help us in Guyen before we had to flee. They didn't know the Inquisition would come after us. They are ready to welcome us now. Let's hope they'll make up for it then. They will. The macula's not just in Hugo's blood. It concerns everybody. And it can change everything. Ok, a quanto pare... What's that? È stato tipo un sogno di Hugo. Be careful. Let's see.
stomaco che vuole. Hello. What's going on? We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Oh, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Mother, we need to leave. Now. Yes. Sorry, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Oddio. No, boy, dai. Come here. Ecco no, qua. Amicia! You, get the cart! Don't let her get away! Ok, quindi lei non aveva ridetto niente perché ovviamente... Oddio, io allora direi... Non ci abbiamo manco la fionda. Ok, direi che uscire dall'erba non è stata la cosa migliore da fare. Direi assolutamente di no. No. Assolutamente no, assolutamente no. Quindi l'opzione non è uscire allo scoperto, questo è poco ma sicuro. My sling. Oh, still in the cart. Move on. Open your eyes. Quindi restiamo qui. Yes. Sì, sì. Bravi, andate via. Grazie. Non preoccuparti, Amicia, ne usciremo. Don't worry. Be happy. Benissimo, restiamo nascosti. Per carità di Dio. Oddio. Ok, ok, ok. Minchia, raga, me la sono scappata per un attimo. Sì, non preoccuparti, Amicia, ce la faremo. Tu zitta. Bene, facciamo il giro di qua. Oh! Continuiamo a restare nascosti. Dai, su, levati dai coglioni. Dai, via. Ok. Scendiamo di qua, signori. Non so ormai quanto saremo distanti. Oddio, ecco. What the hell? You killed my son! Burn in hell! No, no, no! Oddio! Oddio! Qua prende fuoco tutto alla svelta! Via! Oddio! No, 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 no! Via! Oh! Ah! E questo che cazzo è? Ecco, vedi, te la sei tirata. Brava la merda, bravo, bravo, bravo. Davvero bravissimo. Ok, su, Emissia, su. Oddio, minchia. Sta prendendo fuoco tutto. Ah, c'abbiamo la fionda. Ti hai venuto per contrattaccare, ok. Un nemico che ti sta attaccando qui. E poi... per assalire. Ah! Quindi genera rumore allerta nemici vicini. Quindi devo cercare di ricordarmelo, ovviamente. Eliminare i nemici colpendo la testa con la fionda. Tieni premuto L2 per mirare. Quindi e poi R2 per scagliare. Alla testa! Bam! Ok. Ok, colpi alla testa sono sempre i migliori, signori. Soreta! Questo da dove minchia è arrivato, scusate. Ok, vi devo ricordare che... Eccolo qua da dove arriva. Che impiega un attimo, ovviamente, per caricare il colpo e lanciarlo. Quindi devo un attimo tenere presente sta cosa. Ok, devo fare attenzione perché... Può essere un guaio, ragazzi. Se mi colpiscono, può essere... Ok. Bisogna un attimino entrare nell'ottica, eh. Può essere problematica la cosa. Ok, uno.
E due pezzo di merda. Due li abbiamo fatti fuori. Ma quanti colpi ho? Ok, forse i colpi con la fionda sono, non dico infiniti, ma quasi. Ci arriva da qua? Ciao merda. Anche a te. Posso raccogliere qualcosa da loro? Pare di no. Ok, ma ha visto, ma ha visto. Vabbè, tanto ormai. Ciao merda. Anche a te. Ecco fatto. Ok. Ok, ok, restiamo un attimino qua. Non so se ormai questo mi ha visto. Mi ha visto. Cazzo! Minchia, bisogna essere proprio veloci, raga. A premere X. Quindi assaliamolo possibilmente. Ecco fatto. Ok, pure te sei fuori combattimento. Comunque, Emissia, per essere una ragazza. Porca vacca, raga. Si sa far valere, bella, bella cosa. Ok, procedemus. Ok, qua può essere un casino, amore. Stiamo un attimo nascosti, perché questi non mi hanno visto, ok? Se te sei deficiente, vedi che stai andando a fuoco e non ti esposti, sono problemi tuoi, figlio mio, scusa. Ecco fatto. Problema risolto, pure con lui. Andiamo. Via. Corri, Amy, corri. Ti chiamerò Amy, va bene? Per abbreviare. Veloce, veloce. Chi è? Mi sa che sono in pericolo. Ok. Posso assalirli anche furtivamente alle spalle. Ma mi sa che sono in pericolo, ragazzi. Hanno bisogno di noi. Boom. A posto. No. No, no, no. Non dovete fare un cacchio. No! Oddio, meno male, siamo arrivati in tempo, regà. Hugo? He's still breathing. Chi ha? It's the shock. Ah. È svenuto. Poverino. Che c'ha? Che c'è? It's over. Pure lei è sotto shock, probabilmente. It's alright. Mazza, mazza, mazza! Che intro, signori, che intro. Bella, bella interessante, davvero. Inizia così il capitolo 2, che si intitola Nuovi Arrivati. Inizio davvero bello, ragazzi, davvero promettente. Ci hanno buttato praticamente subito in mezzo all'azione. Devo dire che davvero mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ok, ovviamente mi ha salvato qui la partita. Per cui, ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. Dopo aver vissuto questo inizio davvero molto molto interessante, mi chiedo davvero come potranno svilupparsi le cose. Insomma, il mio interesse è bello vivo e le mie aspettative sono sempre molto alte. Per cui, come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!